risorgimentali. Questa è una sezione che avrebbe dovuto essere esposta al Museo del Risorgimento con anche dei documenti originali del Museo del Risorgimento. Sono di fronte alla scheggia di biografia di Bianca Milesi, personaggio molto poco conosciuto, no? Pittrice, anche scrittrice, che ha peraltro inventato quella che viene definita la carta frastagliata. La carta frastagliata era un sistema per decodificare per i carbonari i messaggi, era una cosa zigrinata che si metteva sul messaggio e si leggeva il vero messaggio che volevano mandare, un po' come vediamo oggi ancora nei film di spionaggio relativi a, per esempio, alla Seconda Guerra Mondiale. La inventa lei che in quanto donna non poteva far parte dei carbonari e infatti fa parte della Società delle Giardiniere. E quindi la partecipazione a un moto è quella che partecipa fin dal 1921 ai primi moti carbonari. Ma poi abbiamo donne che hanno fatto un 48, come Luisa Battistotti Sassi, prima donna a mettersi su una barricata durante le 5 giornate di Milano, o Cristina Trivulzio Belgioioso, che era a Roma quando scoppiano le 5 giornate di Milano, ma mette in piedi un esercito magari un po' improbabile di 200 persone che fa partire con una nave, arrivare a Genova e li manda tutti a Milano per sostenere le 5 giornate di Milano. Abbiamo però anche l'istruzione e la partecipazione, appunto, che coinvolge tutte. Cristina Trivulzio Belgioioso perché fonda una scuola, un asilo gratuito per bambini nel paese dove viveva. Clara Maffei che col suo salotto propaganda le idee di Mazzini e non solo e fonda una piccola scuola. Laura Solera Mantegazza che fonda la società di mutuo soccorso per le operaie e l'associazione generale delle operaie a Milano. E poi abbiamo anche Giulietta Pezzi, grande benefattrice anche lei, perché il filo che collega queste donne è che pur essendo di una classe evidentemente superiore, avevano questo portato di essere benefattrici, di fare del mecenatismo, ma finalizzato all'istruzione, all'assistenza e al progresso delle società, soprattutto delle donne, della società del tempo.